Incredibile vittoria. Vittoria che vi dirò. Io personalmente non me l'aspettavo. Ma non è che non me l'aspettavo di poter vincere, no, perché era una partita, secondo me, veramente a livello pronostici svariati risultati. Non mi aspettavo di vincere con questo scarto e in questo modo. Perché Livorno ha fatto veramente una super partita. Veramente sotto ogni. Direi. Anche se magari il risultato finale non veniva fuori così, diciamo, magari vinceva solamente 1-0. La partita è stata veramente super per quello che ha fatto, perché si è comportato bene, ma non benissimo, poi ne spiegherò dopo. Direi per gran parte della partita e, diciamo, per ogni fase, per ogni, diciamo, anche settore del campo, diciamo così, per ogni zona del campo. Allora, parliamo un po' della partita. Facendo la classica divisione fra primo e secondo tempo. Allora, primo tempo, riassumendolo un po', direi che Livorno ha subito non tanto, però un po' subito per i primi 10-15 minuti. Ma per il resto, soprattutto dopo aver trovato il primo e che gol, una chicca clamorosa di Majorino, diciamo, è stato poi, diciamo, tutto in discesa, perché appunto, l'aver sbloccato la partita, siamo stati in grado di trovare in contropiede il secondo gol con vantaggiato, addirittura verso il finale del primo tempo, con il rigore, direi, rigore netto, non c'è da discuterne più di tanto, addirittura il 3-0, sempre con vantaggiato. Quindi, riassumendo brevemente, a parte un po' di diciamo, titubanza per i primi 10-15 minuti, per il resto veramente un ottimo primo tempo da parte di Livorno. Passare al secondo tempo, chiaramente tutti credo ci si aspettavano cose del genere, però meno male il Livorno ha gestito a modo suo e l'ha gestita bene, ovvero cos'è successo? Ci si aspettava che l'Alessandro, nonostante un risultato clamoroso, cercasse comunque di rientrare almeno in partita. E ci ha provato, per amor di Dio. Però cosa c'è da dire parlando dall'inizio? Sin dall'inizio fino ad arrivare alla fine, che nonostante Livorno comunque dovesse fare, diciamo, una partita un po' più difensiva, cioè un secondo tempo più difensivo per tenere il risultato, per i primi minuti addirittura Livorno ha rischiato anche di allargare il risultato. Perché? Perché giustamente Alessandro ha scoperto e Livorno ha provato qualcosa con contropiedi. E l'azione principale che viene in mente, per far capire un po' cosa intendo, è quel, diciamo, quel gol semi mangiato era avvantaggiato. Dico semi mangiato, sì, era avvantaggiato, mangiato, quindi già mi impappino. Dico questo perché, diciamo, ha fatto una buona parata al portiere, però allo stesso tempo, diciamo, forse avvantaggiato poteva pensarci un po' di più a come concludere, ecco. Anche se spezzo una lancia a suo favore, magari lui ha tirato così di prima intenzione credendo di essere in fuorigioco. Poi non so se nelle highlights si potrà rivedere questa azione. Comunque, tralasciando questa, addirittura Livorno, in questo secondo tempo, nonostante avesse la testa, diciamo, più difensiva, ha rischiato anche di allargare il risultato. Poi, vabbè, parte dell'azione lì, diciamo, ha cominciato giustamente anche a pressare l'Alessandria, ma per nostra fortuna e anche per bravura, soprattutto di Mazzoni, non abbiamo preso neanche un gol, ecco. Quindi anche quello tanto di cappello, perché lì vuol dire che è stata gestita discretamente anche la fase difensiva, ecco, la fase di barricata, ecco, lo chiamo così perché vale barricata, stai un po' paletti. Però direi che tutto sommato il Livorno ha fatto una grande partita. Quindi questa è stata la differenza e diciamo la sintesi del primo e del secondo tempo, ovvero, ripeto, per chi non avesse capito, un primo tempo inizialmente no, però gestito in maniera ottimale, avendo addirittura il pallone del gioco, e il secondo tempo, come è giusto che sia, ma non dall'inizio, una fase difensiva, appunto, cercando di mantenere il risultato, cosa che appunto poi, come il risultato finale far vedere, abbiamo ottenuto, ecco. La cosa che come si può dire, è ancora, diciamo, più bella, diciamo che va apprezzato ancora di più il lavoro, va apprezzato ancora di più il lavoro che ha fatto il Livorno. È stato che non ci scordiamo che non era Livorno Alessandro, bensì era Alessandro Livorno. Cioè, di per sé giocavamo fuori, era una trasferta, quindi in teoria c'era anche questo svantaggio, ecco. Quindi è stata una prestazione veramente super quella del Livorno. L'unica pecca, che dicevo prima, bene ma non benissimo, è che
ma è una cosa da sottovalutare, nel senso, cioè, si può tranquillamente lasciare, però voglio essere un po' più preciso. È il discorso della gestione del pallone, perché è vero, a volte abbiamo agito strabene, abbiamo creato azioni molto pericolose, addirittura non è che abbiamo finalizzato tutto quello che abbiamo creato e quindi abbiamo fatto solamente, diciamo, 3-4 tiri in porta, no, in realtà abbiamo fatto molto di più, non 10 tiri, ma almeno, ora non lo so, penso almeno 5, 6, 7 tiri li abbiamo fatti, quindi nonostante a volte abbiamo anche giochicchiato bene, avevamo comunque un po' di gioco, a volte invece potevamo forse magari gestire meglio il pallone, però ripeto, questa è una cosa da per quanto riguarda questa partita da tralasciare, calcolando anche, quindi magari una cosa, spezzo una lancia a favore della prestazione del gioco del Livorno, calcolando anche che lì il campo era mezzo, cioè pioveva anche durante la partita, quindi magari era anche più difficile fare un po' di gioco palla a terra. Però diciamo che secondo me, se proprio bisogna essere più puntigliosi, diciamo, nelle osi, forse a volte, soprattutto quando magari non c'era quella furia di calciare il pallone avanti, potevamo gestirla meglio. Però ripeto, soprattutto per quanto riguarda questa partita qua, è una cosa da tralasciare. E pagherei oro se Livorno riuscisse a giocare con questa cattiveria agonistica, chiaramente questa voglia, in altre partite e sbagliasse così poco, ecco. Mettendo insieme chiaramente tutti i fattori per la trasferta, campo motoso, pioggia e vantaggio, insomma tutte le situazioni lì, ecco. Però diciamo che secondo me c'è sta anche questa situazione, che se venisse migliorata, allora qui ragazzi veramente sinceramente, se veramente trovassimo questa cosa extra, in parere mio, se veramente trovassimo il modo di gestire meglio il pallone e giochiamo appunto con la stessa voglia di oggi, io non è che voglio gufarla o altre cose, però secondo me possiamo fare veramente un ottimo campionato, perché soprattutto da quando sono arrivati gli ultimi acquisti a fine mercato, la squadra è stata rivoluzionata e è cambiata tanto, secondo me. Già dalla partita, differenza fra Livorno Gavorrano, Prato Livorno e poi Alessandra Livorno, ovviamente ho visto una cosa clamorosa, un cambiamento spaventoso in pochissimo tempo. E se appunto dovessimo riuscire a trovare ancora di più un gioco, magari palla a terra e passaggi giusti, azzeccati, movimenti giusti, veramente secondo me possiamo fare un campionato mostruoso. Però questa, ripeto, è un'aggiunta extra che non è da fare adesso, ecco, perché comunque siamo sempre all'inizio. Però è un'idea mia, secondo me, vedendo la qualità della squadra. Parlando di altro, una cosa in più che c'è da aggiungere, è una cosa che ci tengo tanto da aggiungere, perché è una cosa che l'anno scorso soprattutto nella fase finale non si è vista, ma diciamo è successa più o meno per tutto l'anno, è che veramente ora non tanto a livello quotidiano, ma proprio a livello di come si comporta a livello offensivo a Livorno, sono cambiate tante cose. Cioè veramente è capitato a volte che Livorno attaccasse in 4, cioè l'anno scorso te lo sognavi, no, se del genere, almeno per quanto io mi ricordo che raramente, se non mai, ho visto veramente Livorno attaccare in 4 nonostante il vantaggio, perché qui ho una scena V, non mi ricordo neanche il minuto preciso, ma sicuramente era già quando Livorno era in vantaggio, forse addirittura su 2-0, che Livorno continuasse a attaccare così e attaccare bene senza scoprirsi più di tanto, ecco. Quindi è una cosa che io ho notato e ci tengo tanto da aggiungere nel commento della partita. Quindi c'è secondo me una differenza sostanziale per quanto riguarda il gioco comunque e la qualità della squadra, soprattutto nel reparto offensivo rispetto all'altro anno. Facendo un paragone, sì, so che non l'ho detto, però volevo fare anche un paragone rispetto al precedente anno per eventualmente rispondere alla domanda di se, cosa ne pensi, se qualcuno si fosse posto la domanda chiaramente, cosa ne pensi sul discorso era più forte di l'anno scorso o quest'anno. Io direi che prima degli acquisti finali era più forte, almeno sulla carta, di dell'anno scorso. Quegli acquisti, soprattutto Maiorino, che è una cosa spaventosa, cioè a livello positivo chiaramente, con gli acquisti fatti sul finale direi che, e con questo stile di gioco, direi che siamo decisamente più forti quest'anno rispetto all'altro anno. Chiaramente spero che
questa onda positiva, diciamo, di gioco, di concretizzazione, che no, sei in più, perché si concretizza di più rispetto all'anno scorso quando si crea qualcosa. Spero non sia solamente cosa casuale, ma spero sia una cosa costruita e costante per tutto il campionato, ecco. Quindi speriamo bene. Sì, ho fatto un miscuglio di ossa, ma spero che abbiate capito cosa voglio intendere, ecco. E basta, non c'è da dire altro, credo. E tornando a Maiorino, trasciando il gol strabello che ha fatto, cioè una super chicca, diciamo, che ha tirato fuori, direi che ero un po' titubante quando arrivò, perché tutti grande colpo, dissi sì, ok, è vero, la Cremonese ha fatto bene, però boh, chi lo sa, cioè non è uno che, almeno per quanto riguarda, che cioè, sentito nominare, ma non come altri giocatori, ecco, come può essere ad esempio Moscardelli, per dirne uno. Quindi ho detto, ma speriamo bene, e per ora invece, anche se ha fatto solamente due partite di per sé, mi sta veramente sorprendendo e sono contento dell'acquisto che ha fatto il Livorno, ecco. Quindi credo che lui momentaneamente sia l'acquisto più azzeccato, ecco. Insomma, basta. Sulla partita ho detto questo, partita super. Ho trovato, diciamo, il pelo nell'uovo, come usa dire, quanto riguarda il gioco, però, ripeto, ci metterei la firma se Livorno giocasse con la stessa voglia e con lo stesso gioco quando l'ha fatto vedere per tutto il campionato, ecco. Va bene così, si può anche tralasciare questa fase lì. Però, dai, a parte gli scherzi, no, sa che andrebbe un po' migliorata, ecco. E basta, non c'ho da dire altro. Quindi detto questo, appunto, questo era il mini commento, che si tratta bene 87 minuti come sempre. E niente, adesso dobbiamo in settimana, se non sbaglio mercoledì, recuperare la partita contro la Lucchese, che purtroppo, ovviamente purtroppo no, della partita purtroppo non si è giocata per la disgrazia / tragedia che è successa la scorsa settimana, sabato. E niente, non voglio entrare in questa CV perché sarebbero tante cose da dire, voglio solamente ribadire che è stata una disgrazia e purtroppo ci sono state, appunto, come penso sapete tutti, conseguenze direi gravi e catastrofiche. Quindi basta, non dio altro, passa la partita. Comunque adesso settimana poi dovremo giocare, appunto, la partita che è stata rimandata contro la Lucchese. E parlando di calcio, speriamo di poter continuare bene come abbiamo fatto in questa partita qua. Insomma, niente, ci vediamo, appunto, a regola mercoledì, se riesco a vedere la partita, perché ricordo che farò, ormai lo dico l'anno scorso, però lo ribadisco, farò commenti solamente sulle partite che vedrò, spero tutte, ma non si sa mai, causa chiaramente in primis lavoro o altro. E niente, dai, ci vediamo poi nel prossimo, non dico video commento, anche se in realtà è più audio commento. Via, ciao a tutti.